Si chiama Lidia Gasparini, è nata 79 anni fa ad Alessandria ed è conosciuta per aver creato all'inizio degli anni 60 la prima casa della parrucca a Milano, aperta a Torino, Milano e in altre 8 grandi città. All'età di 3 anni, quando la gente mi chiedeva cosa fa, sai che si usa a chiedere ai bambini cosa vogliono fare da grandi? Io dicevo la pettinatrice, perché all'epoca parrucchieri per signora non esistevano, esistevano le pettinatrici. All'età di 9 anni ho iniziato a fare la pettinatrice, perché mio padre mi mandava a fare la sarta, perché a loro piaceva che io facessi la sarta. E io sono andata a fare la sarta per un certo periodo a Torino, in via Nizza, in un negozio di via Nizza. Se non che a me non è che mi dispiacesse fare quel lavoro, però io volevo fare la pettinatrice. Allora vado da una pettinatrice che era lì vicina e dico: mica bisogno di un apprendista. Ma sì, puoi venire. Io ho mollato là, e era vicino questo posto, e sono andata a fare l'apprendista pettinatrice in quel posto lì, avevo 9 anni. A lungo andare loro poi l'hanno saputo che io non lavoravo più là e che ero andata a fare la pettinatrice a loro insaputa, finché alla fine l'hanno accettato. Io a 13 anni ero parrucchiera finita. Quando ho incontrato mio marito avevo 24 anni e mezzo e facevo la pettinatrice, avevo il negozio. In Italia chi aveva bisogno di una parrucca non la poteva avere, non c'era nessuno, capito? E allora mio marito viene e fa: ma sai, ci sarebbe bisogno, potremmo iniziare a trattare un po' di parrucche perché c'è tanta richiesta qui e là. E lì abbiamo iniziato a trattare le parrucche, siamo stati i primi in Italia a trattare le parrucche ed è andata benissimo. Nel frattempo io corri di qua, corri di là, mi ero anche un po' ammalata. Avevo una cervicale tremenda, poi lo stomaco mi faceva sempre male, ero piena di medicine. Un bel giorno, durante i miei viaggi, in un'edicola, alla stazione di Torino precisamente, ho trovato un libro intitolato Guarisciti da te stesso. Ed era un libro edito da Michele Manca, che è il nostro igienista, che è uno che proprio si è fatto da solo. Lui tiene questi, fa dei periodi così di scuola della salute dove insegna alla gente a mangiare. Da Milano, città dove vive e lavora, anni fa ha deciso di acquistare una seconda abitazione nelle Marche. In campagna, a Potenza Picena, ha trovato un luogo che lei definisce magico e ha deciso di aprire una casa della salute. Ho conosciuto le Marche, mi piacevano. Qui c'è un'atmosfera in questo posto incredibile, che io avevo sempre questi problemi all'epoca di salute. Venivo qui, dopo 2 giorni stavo bene. Ci sono delle energie positive qua, molto buone, capito? Vuol dire tanto l'energia del posto. Ho pensato bene, ho detto: ma qui quasi quasi io ci faccio una scuola della salute. E così piano piano ho creato questa casa, che è nata proprio per l'igienismo, questa casa. Questa è l'erba cavallina, equiseto si chiama anche, e questa serve per disinfettare le piante da frutta, per non usare quei veleni chimici, no? Ogni volta che prendi una medicina, sì che ti fa bene da una parte magari, ma ti danneggia da un'altra. Tante volte non ne puoi fare a meno, ma quando si può utilizzare una cosa naturale anziché una farmaceutica è molto meglio. E queste sono le ortiche invece, che le ortiche per esempio vanno benissimo per chi ha il diabete, fanno bene e sono ottime, sono buonissime queste. Bisogna stare attenti a prenderle con un paio di guanti, perché io ci sono abituata e le prendo anche così, ma pungono queste, e quindi queste qui vanno benissimo da mescolare, da mischiare con le altre verdure, oppure anche da sole fare il risotto, per esempio alle ortiche, è una cosa buonissima,
e che fa tanto tanto bene alla salute, perché sono sempre erbe depurative. La mia povera mamma, tanti anni fa, mi aveva insegnato a usare tante erbe in cucina. Sono molto utili, fanno bene alla salute, le erbe, specialmente quelle selvatiche. Insieme ai nipoti propone corsi dallo yoga alla musica, pratica e diffonde la cultura dell'igienismo alimentare, seguendo gli insegnamenti di Ippocrate. L'Associazione Olistica degli Arcangeli nasce all'inizio di quest'anno come luogo di aggregazione per i soci ed è un luogo immerso nella natura, nella cornice delle colline marchigiane, vicino al mare, ed è un luogo adatto per ospitare corsi che hanno come base varie tematiche, possono andare dalla musica, all'architettura, alla meditazione, allo yoga, e quindi è uno spazio in cui ogni socio può proporre una tematica del corso e naturalmente trova all'interno di questa struttura tutti gli spazi utili e necessari allo svolgimento di varie attività. I corsi che abbiamo in questo momento attivato sono i corsi di igienismo naturale per una sana e corretta alimentazione. Abbiamo già un corso di architettura storica e archeologia che riguarda la tematica dei santuari antichi. Abbiamo un corso di musica, in particolare chitarra per principianti, con due maestri di livello internazionale, e abbiamo anche in programma un corso di respirazione e meditazione.